La deriva al punto 1 è patrimonio, acquisizione bonaria dell'area denominata, io la sintetizzo con area Tessar. E alla fine della conferenza dei capigruppo sono stati, naturalmente il Consiglio Comunale ha sospeso sulla verifica di ammissibilità da parte della segreteria generale dell'ufficio patrimonio, competente per la deriva, che ringrazio sia la segreteria generale, il dottor Bassetto, per la puntuale e attento lavoro di analisi, e anche proficuo, perché devo dirvi che chiedere la parola, Prego. Sì, brevissimo, perché non mi piace fare perdere tempo agli altri consiglieri. Non ho capito bene esattamente, penso che distingo opportuni, vorrei capire bene come viene proposto, quindi chiedo che venga discusso e che venga discusso, prima presentato al consigliere proponente, perché e dopo la discussione. Consigliere Salviato, lei deve solamente dire se lo accoglie o meno, per cortesia, evitando giri e giretti attorno alle... di lunga data in consiglio, che ha un'esperienza sicuramente
cioè che chieda e debba avere bisogno del supporto della segreteria generale per capire o meno se per capire se vanno discussi o meno. Questa maggioranza non ha l'abitudine a lavorare in consiglio comunale come ce l'avevano le maggioranze del passato, quando c'era una dialettica tra opposizione e maggioranza. La maggioranza fa le proposte, l'opposizione cerca di contribuire, eventualmente fa anche un lavoro di opposizione dura ai provvedimenti. Fa anche, ecco, noi cerchiamo di contribuire. In questo caso, secondo chi parla, è un contributo, perché l'abbiamo detto prima, quindi io chiedo veramente che non si prosegua oltre in questa pantomima e si continui a discutere degli emendamenti, dei subemendamenti, come prevede il regolamento interno del Consiglio Comunale. Bravo! Bravo! Rosa Sala sull'ordine dei lavori. Allora, siccome noi stiamo dimostrando totale rispetto per le prerogative dell'opposizione e anzi proviamo che lo studionismo sia uno strumento democratico e quindi come tale va esercitato, come noi lo dobbiamo rispettare, l'opposizione deve esercitarlo. Potenziale, anche perché oggi ci troviamo in fase di stesura di un nuovo piano regolatore che oggi si chiama PAT e su quel PAT sono previste anche dei crediti edilizi. Noi potremmo arrivare oggi al risultato che tutti i cittadini mestrini si augurano, ma avendo la possibilità di averlo a costo zero. Questa possibilità oggi c'è ancora. È per questo che noi proseguiamo la nostra battaglia per far sì che le finanze del nostro comune, che tutti noi abbiamo visto nell'ultimo bilancio, possano essere investite in maniera diversa, sicuramente per risolvere i problemi che esistono nella nostra terraferma veneziana. Ecco allora che noi vogliamo che sia chiara la delibera così come è stata proposta nel subemendamento, perché riteniamo che quello che più volte questo Consiglio... paura ragazzi! Vai a calmare! Vada con la voglia, stai con la gente! Ma è stato continuato.
tu. Siamo qua tranquilli. Dichiarazione di voto sull'emendamento 11. No, sospendo niente, procedo, sospendo, sto ripartendo con i lavori. No, per Anton, per cortesia, no? Sono dichiarazioni fuori del verbale, non possiamo. Non si può? No. Per Anton, non